Salve a tutti ragazzi, io sono Matti e benvenuti in questo nuovissimo Short Break. Allora ragazzi, argomento di oggi, il nuovo Nintendo Switch Online. Ne vediamo tutti ovviamente dallo Smash Direct, dal quello che c'è stato da pochissimo Animal Crossing Direct, che ci ha saputo dare a sorpresa perché non me l'aspettavo maggiori dettagli per quanto riguarda questo Nintendo Switch più pacchetto aggiuntivo. Per chi non sapesse di cosa sto parlando di quello che Nintendo ha annunciato nel Nintendo Direct del 18 settembre, se non erro, ossia questa sorta di rebranding del Nintendo Switch Online, del normale appunto servizio di iscrizione a pagamento dell'online di Nintendo Switch, come un'alternativa, una sorta di plus, se proprio vogliamo dirla così. Questo plus appunto contiene numerosi vantaggi, sicuramente tutte le cose che già erano presenti con l'iscrizione normale del Nintendo Switch, quindi i giochi in cloud, la possibilità di giocare online, contenuti esclusivi, e madonna quanti contenuti esclusivi, ma lasciamo perdere. E in generale, tralasciando quest'ultima cosa, il pacchetto aggiuntivo va ad aggiungere all'offerta che è già preesistente nel Nintendo Switch Online un po' di cose in più, ovviamente con un prezzo maggiorato. Aggiunge appunto i giochi del Nintendo 64, aggiunge a sorpresa i giochi del Master System e aggiunge, dopo appunto l'Animal Crossing Direct, il DLC a pagamento già incluso per chi appunto ha il Nintendo Switch più pacchetto aggiuntivo, per i possessori però di Animal Crossing New Horizons, quindi questa è un po', diciamo, una mezza inculata. Comunque, ovviamente la rete, dopo che è uscito il prezzo di questo Nintendo Switch Online più pacchetto aggiuntivo, si è un po' scandalizzata, perché il prezzo, non lo so, ve lo lascio a schermo, è un po' troppo alto per una persona, questo è il prezzo per una persona. Ovviamente se avete un account famiglia, ovviamente smezzarvelo tra di voi, che dovrebbe fare, se non erro, 9 euro a persona, conviene sempre. Però 40 euro all'anno per questo, c'è qualcosa che non torna. Una cosa che io ho apprezzato della Nintendo Switch e della direzione che Furukawa aveva imposto in questa console è che, ok, mettiamolo online, ma comunque il prezzo cerchiamo di farlo più basso della concorrenza, anche perché la qualità dell'online di Nintendo non si può paragonare di certo a quella di PlayStation ed Xbox. Quindi a mio parere 20 euro all'anno era un prezzo perfetto, appunto basso, dava appunto per quel prezzo quei servizi là, ma comunque ci stava alla fin fine. Ed ora se ne sono venuti fuori con questo Nintendo Switch Online più pacchetto aggiuntivo, che per quanto mi riguarda non vale quei 40 euro spesi. Innanzitutto perché, abbiamo semplicemente due console aggiunte, mi fa piacere che le abbiano messe sicuramente, ma abbiamo veramente bisogno di altre funzioni, abbiamo bisogno di giochi esclusivi per chi appunto ha avuto, diciamo, l'opportunità di iscriversi a questo pacchetto aggiuntivo. Avrei più apprezzato se mettessero delle sorta di giochi esclusivi che appunto chi ha il pacchetto aggiuntivo può avere, sarebbe stato un plus. E invece con letteralmente 20 euro in più abbiamo semplicemente il Nintendo 64 e il Master System, che è una console un po' come un'altra. C'è da dire che questa cosa mi preoccupa, perché se nei prossimi anni dovrebbero appunto mettere altre console nei Nintendo Switch Online, ho paura che questo abbonamento potrebbe sempre di più aumentare di prezzo. Magari tra due anni abbiamo a, che cazzo ne so, 60 euro inclusi i giochi del GameCube e del Game Boy. Io veramente spero di no. C'è da dire che però in molti hanno detto che la colpa di questo aumento del prezzo del Nintendo Switch Online è da dare anche a Sega, che secondo alcuni ha chiesto abbastanza per essere inserito in questo servizio. E a questo punto io capisco che, insomma, può essere una cosa un po' figa mettere all'interno del Nintendo Switch Online i giochi del Sega Master System, però se effettivamente il prezzo si volatizza così tanto e alla fin fine il prezzo a mio parere non vale quei soldi, ecco, Nintendo poteva magari mettere un'altra console sua, magari appunto il Game Boy, oppure addirittura meglio il cazzo di GameCube che tutti stanno chiedendo da una vita. Ma niente, che ci possiamo fare? Appunto, il Nintendo Switch Online più pacchetto aggiuntivo uscirà il 26 ottobre. Io lo proverò
e al massimo, diciamo, vi saprò dire magari sulle storie di Instagram, insomma vi farò sapere se appunto ne vale la pena anche magari in un futuro short break. Però ovviamente lo prenderò con appunto l'abbonamento famiglia, perché sinceramente andare a spendere quei 40 euro, ecco, un po' mi peserebbe. C'è da dire che però ci sono tante cose negative ma anche un po' di positive. Per esempio, tra i giochi del Nintendo 64, a sorpresa, ci sono anche i giochi della Rare, che come saprete è stata acquisita da Microsoft e quindi sono all'interno del Rare Play, che c'è appunto su Xbox, e quindi mi fa piacere che abbiano raggiunto un accordo per averli anche sulla propria console d'origine, quindi il Nintendo 64, quindi questa è una grandissima cosa. Quindi al momento è già confermato Banjo e Kazooie, quindi per la felicità di molti. C'è anche da dire che io vorrei Conquer Bad Fur Day, sarebbe un sogno. Ricordiamolo, è di proprietà di Rare, ma c'è sempre da dire che c'è di mezzo Nintendo, che magari potrebbe non accettare un gioco vietato ai minori all'interno del Nintendo Switch Online. Speriamo di no. Ma secondo me il gioco che dovrebbero mettere al 100%, ma sono sicuro al 99,9% che non metteranno mai, sarebbe GoldenEye 007. Quello sarebbe veramente un cazzo di bel colpo, ma insomma, se sapete un po' il gioco, se sapete un po' le vicissitudini legali, sapete che non è per nulla facile, quindi non credo proprio che lo rivedremo mai su una riedizione del Nintendo Switch Online o qualcosa del genere. Detto questo, ragazzi, fatemi sapere voi che cosa ne pensate del Nintendo Switch Online più pacchetto aggiuntivo, fatemi un po' sapere se lo prenderete, cosa ne pensate, se volevate dei giochi che non hanno messo, che è già stato detto che comunque andranno a mettere mensilmente sempre più giochi, quindi per esempio, grande assente sul Nintendo 64, Smash Bros. Cioè, perché non lo vai a mettere, porca troia? Comunque ragazzi, se questo video vi dovesse essere piaciuto, io vi ricordo di lasciare un like e di iscrivervi al canale. Vi ricordo inoltre di seguirmi su Instagram, Twitter e Twitch per rimanere sempre aggiornati. Vi ricordo inoltre di supportarmi se volete su Ko-fi, link in descrizione per appunto supportare i prossimi video grossi del canale. E devo ringraziare appunto i donatori di ottobre, perché Finn ha donato, grazie ancora. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!